Prova con questo. Ma lei chi è? Davvero ti interessa? Non ho niente da fare. Se vuoi sapere chi sono, devi conoscere i miei sogni, anche i più antichi. Non ha una sigaretta. Tu non hai un sogno? Ma dici a me, ma dici a me, ma dici a me. Dici a me, dici a me. Non c'è nessun altro qui? Dici a me, dici a me. Di cosa hai paura? Niente. Vado avanti. A fare cosa? Nel settembre del 43 non avevo ancora 15 anni. Di notte me ne stavo al calduccio, nel mio letto, nella grande villa dei miei genitori. E avevo paura per il mio amico che era scappato su in Calvana insieme ai partigiani e dormiva al freddo. Era il mio amico. Ai miei tempi si diceva l'amico del cuore. E tu? Immagino avrai un sacco di amici. Sì, certo. Perché non capisci? Perché non capisci? Se resto qua nella bambagia, sarò sempre solo tuo figlio. Non voglio più i tuoi soldi. Ho bisogno di vivere la mia vita. È così che ho detto a mio padre quando me ne sono andato via di casa. In fondo quel povero vecchio non aveva nessuna colpa. Ma io non potevo rimanere. E dove è andato? Lontano. Lontanissimo, a 10 chilometri da casa.
A volte basta fare pochi passi per andare lontano. Mi sembrava di essere finito in un altro mondo. Invece avevo solo cominciato a guadagnarmi da vivere con le mie mani. Ho imparato un sacco di mestieri e ogni volta dovevo ricominciare da capo. L'importante era riuscire a pagarmi gli studi. Io non ce l'avrei mai fatta. Sapessi quante volte ho avuto la tentazione di tornare nella bella villa di babbo e mamma, ma ho tenuto duro. Ho un bellissimo ricordo di quegli anni. E poi c'era lei a darmi coraggio. Bella. Se non creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en... Poi un giorno ho finito gli studi. Laurea in archeologia. Poco dopo ho seguito una spedizione nel paese che fin da ragazzino mi aveva fatto sognare, la Spagna. Dovevo stare via un paio di mesi, e invece... Che cosa fuera, corazón, che cosa fuera, che cosa fuera la masa sin cantera. E non l'ha più vista. Sei nervoso. Chissà cosa nascondi. Sai che mi fai venire in mente? Raskolnikov. Chi? Non hai mai letto Delitto e Castigo? Non ho un buon rapporto con i libri. Oh, mi dispiace. Spero che tu guarisca. Da cosa? Una vita sola non basta. Ah. Anche per questo ho fatto l'archeologo. In che senso? Leggere è come scavare dentro di noi. E in certe situazioni chi legge molto sa cosa fare. Io ho le idee molto chiare. Su quello che non voglio fare, però. Tutto il resto... buio. Esistono i fiammiferi? Lei ne ha accesi molti di fiammiferi, eh? A volte mi sono pure bruciato le dita. Sono stato in ogni angolo del mondo. E mi sono innamorato milioni di volte. Non ho mai smesso di essere curioso. È questo che mi ha salvato. E adesso abita qui dentro. Sono di passaggio. E poi? Ho tanta strada da fare. Sono ancora curioso. Tu no?
Se dovesse consigliarmi un libro? Lo farei volentieri. Secondo lei, qual è Prendilo. Quando sono andato via di casa, ho preso solo questo. Qui c'è tutto quello che ti serve. Da quella parte. Vai, vai. Sotto. Non è passato nessuno. Di sopra. La libertà è una festa.